al bevi amor. Del pustino. Oh mio Dio, faccio un vino. Assunto io portare la bicicletta. Mo però a scappi perché a godandà così è triti telegramma. Mo scappi a vo. Senti, ma il profumo del caffè alla mattina fa bene, senti che profumo. E sai che quasi, Gina? Quasi, ma che ne brucia. Grazie, noi dobbiamo l'offerta. A poi dici la giù. Alle già belle pronte. Oh, grazie, ne. Il piattino la lascia lì, bevi mia. E se volevi di cos'è? Adesso, proprio da ringraziare perché se no facevi via tempo a far via. Andiamo a marmettosi. Io capisco le chiese. No, mamma mia. Ma quanto mi ha pensato? Mi ha No, perché alla mattina no, un caffè a tapira su. A che tempo che adesso andai in giù le tutta discesa, a su di mia. Perché sennò a se discende di fermare, giù più si abbassa, a bevano un fiato. Da male, no? No, che pure defunto. Beh, una gotta interna mia stai pagato che notte de bagordi, ma fammi ingascere. Sì, sì, va bene. Avo, ve saluti, grazie, ne. Giuseppe Maria, perdonei peca du neo. Amen. Sa che? Ma c'è rufa. Alla domenica, Ezechia. Ma te buscetti, Come racconta me in una situazione così tragica? Mi ma domandi e dici se una famiglia la gada riducirsi, come tanti baccalà. Tutti intorno al telefono, aspetta cosa per? Aspetta la telefonata di un morto! Perché ti due te sei? Sì, eh? anche a me. Alle 24 che cracca chi, ha succeduto tutto. Guarda, se vuoi sentire che adesso arriva Garibaldi, mica credi che prepari la cadrega per mica far sta il pezzo. Studioni. Crepa! E che era? Parla al cavinati che non venire chi a ritirare la paia, proprio in che era meglio ritirare la paia. Oh mamma, che stremizzi! Per piede, Gina, ti puoi venire un momento su? Arrivi subito. Alla fa la padrona de ca quella lì. Alla mattina la stelletta dormì. Il caffè a letto la pompadour! Ma dici, ma la poteva minga andare via ieri sera? Stai alla Gina a farla restare! Oh, buona quella! Buona! Il signori a fare e poi a copia! Ecco! Ma, ogni me! Per me, quella lì la sanno quei costi, ma ci tu lo parla via!
Ma cosa è che la gada sa vede? E poi perché sta città? Per far dispetto, ecco perché. Perché minga digerì la storia di un salmo iraghi e l'ha incasciata via di ca. Ecco perché. Tarluc. Senti, gente. Aduinda de là. E perché, scusa? Duinda de là perché chi da restare una persona sola. Ma cos'è che te salta in me, Mario? Capisci no? Non capì. Ma se l'è per quella minga la prima volta. Sì, sì, sì. Cerchi minga da far pensare di roba che il mio cervello si rifiuta, eh? Perché... perché le non ha reso un precisa. Le è una sensazione. Che adesso senti che lei è una verità. Qui dentro o c'è un mago che si diverte alle nostre spalle, oppure lo zio Pompeo che non ci perdona. Dai, Gibi. Ma perché? Da chi vive che entra a Nagot? Com'è che entra a Nagot? Perché sì. Perché nessun cavaliere ha il coraggio da fare scherzo. Ma pensati! Dicevi, nessun cavaliere ha il coraggio di fare scherzo di pirla a me. Nessun vive cavaliere ha il coraggio. Dunque? Ora invece, che deve comunicare con noi? Oppure? Io qui i vivi non c'entrano, sicuro, perché lo zio l'è morto, l'è là, a Savo Miga, stecchito, le ciarre, le ciarre, e allora nu de un tirafera che è la parola che nessun ha il coraggio di dire. E quale parola? È il suo spirito. Oh, Santa Teresa del Bambino Gesù! Pompeo, se ci sei, batti un colpo! Santa Teresa! Ismaele Mucala, ma te ne perdi un pie! Tegnalo, no! Mario! Mario, stai attento! T'addisi in italiano! Tu escludi il trucco del vivo, eh? Ma mi no. Mi no, caro Mario. Una lettera. Una lettera dello zio Pompeo. Ma vi rendi conto che è facilissimo imitare una scrittura? Rosetta che la fa più! E mi fa venire nervoso, oltre al cervello che funziona più neanche all'impianto idraulico. Mario. La lettera che mi metto qua. La lettera la podaria stata è scritta da un disgraziato qualsiasi che era conoscenza che noi da qui in destese non te cercà e che schiena un divertisse ai nostre spalle. E poi, una calligrafia di zio Pompeo l'era facilissimo di imitarla. Magari pensa. Però nel bavero della giacchetta il biglietto c'era, dunque la lettera la diceva la verità? Sì, ma chi ti dica l'era di zio Pompeo? Quelli che la scrivevano la lettera, nello stesso tempo, come ha scritto la lettera, la scrivevano anche al biglietto che non mi entrò. Ah no, ragiona zì. Già, adesso, al palà, al disquato alla tomba, al ciappo il biglietto, la mettendo in una giacchetta, al mettito a posto. Ma dai! E allora, o accettiamo il trucco e lo scherzo o non lo accettiamo, e chi de ragiona? Se accettiamo, attenta ragionamento, se accettiamo la prima parte del ragionamento, per forza che deve accettare la seconda. Allora, Vimel va, scopre, solleva, scuce, ricuce e rimette tutto a posto, caro Mario. Eusebio! Ma Angelo! Sì. Tu, porta il gran giornale, dai! Ma perché è tanta lì? Dai, dai! Sì!
Ma perché uno deve star lì a fare tutto quel lavoro lì? Aprire, scucire, ricucire, ma parcusè, capisci? Parcusè. Perché? Perché magari voi le stai trattando male, eh? Oppure per un complimento mal interpretato alla donna del paese, no? Di sedeva su un zig. Ismaele, ciappati! Non te prendi in da far scemo, non te la fai tornare del paese di volta, eh? La Rosetta! Perché io, ma quando divento invece, divento stupido, eh? No. Ma se te ne butta chi la carta vetrata? Sono l'aristocratico, che te non sedere tu giù. Guarda Ismaele, che se vedi a sapere una roba del genere, a te mori subito, ricorda. Un momento. Ma chi è che sapeva tutti i segreti del zio, tutti i suoi confidenti? E chi è che scriveva i lettere? La Nina! Era anche a camisa! Brava, la Nina lei! E chi è che ci odiava? Lei e il suo bel marchesino diseredato! E non fai per dispetto! E mi mandà, non fai sì che mi arrivasse la lettera al momento giusto! Te capì? Te hai ragione! Intende galera, intende! A te mi gira anche, eh? A sapere cosa capite qua adesso? A che danno si subite sura a chiamare la Nina! Ma si chiama la Nina di su! Perché con tanta mia ti! Oh mamma! Pensati! Il telefono che suona, Rispondo! Oh, dai, Ismaele, va a rispondere! Oh, mi do, Fulvio! Rispondi io, Mi! Ma c'è partita! A me l'hai incolta la scheda! Dai, mamma! Non lo fammi a pensare! Rispondi! Dai! Malas! Pronto? Chi è che parla? No! Oh mamma! Ma chi è Calè, camò? Chi è Calè? L'era lui? Eh? L'era lui? Ah! Ma pareva! Oh. Adesso un opera salirà lui! Un apocalisse! Un giudizio universale! Ismaele! Prepares! E perché ti do preparare? Perché prosimo te sei tipo! Ma cos'è? Cos'è che ti dico? Cos'è che mi ha detto? Cos'è che vorrei che mi dica? Ma è incredibile! Allora? Ma lei sci... Cos'è? Mi ha detto... Lo zio Pompeo più vivo di prima! Il biglietto 18.000 serie Z già riscosso da mezz'ora! Riscosso la vera! Chi è che l'ha riscosso? No, ma dopo l'attaccare anche a mo. Non mangiatevi il fegato! Oh. C'è rimedio a tutto! Ciao, Alma Fa! Ma che ciao! Ah, maledetta bestia dell'inferno! Te di e de notte, maledetta sura, maledetta sot, maledetta in tutti i posti, maledetta in tutti i pe, maledetta in tutti i pe del... E se basta minga! Nina! Pescia! 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 Mario, cosa ti avete segreti? Chi tasse non te fa male anche a te, eh? Mario! Va che te sedrei parla con la mia. Tasa anche a te! Senti un pulina, cos'è che te desidera a te? Faccia di tola? Che te se una gotta sulla visita? Adesso di petal? Infatti sono una gotta! Sei sciacquetta! Guarda che le da ieri che ma c'è per tu sparul de tre! E tu questa azione la conoscevi! Ma te bisce! Svergognato! Dopo tutto il bene che ti dai a te, a cosa vuoi l'altro? E adesso parla, sì o no? Vuoi lasciare in passo una buona volta?
ma vi cascia a fora de ca come una sgualdrina e si non amo content. Gavi deves vi alter a vergognas teatrante. Oh! E mo chi è? Oh, ma mi dico! No, sbaglio, sto qui, lascia che lo che gli altri, si sa che... Omi! Prego, venga, si accomodi! Casa Castiglioni? Voi, fratelli di lui? Sì, noi, fratelli Castiglioni... Basta, io ho capito. Io capire bene italiano e vostro dialetto. Voi, mogli di loro? Sì. Sì, ma lei chi è? Cos'è che la... Si presenti per piacere, è arrivata chi? Non si entra in casa degli altri senza presentarsi. Perdonare, io, dottoressa Gertrude Klagenfurt, notaio. Da sura che ne ho cato, magari non ha nudato proprio... Silenzio! Io essere esecutore testamentario del Pompeo Castiglioni. Ah. Lui caput, vero? Ma era meglio quello che spero, Però sentite sicuro. Ecco, Bobby. Io fare mie condoglianze. Voi non piangere lui. No. Lui aspetta voi, su. Chissà come essere contento di vedere voi. Ma senza fretta però, Silenzio! Io chiedere scusa, signore. Ma quello che io dire riguardare solo signori Camillo, Fulvio, Ismaele e Mario Castiglioni. Io molto grata, se... Vabbè, ci abbiamo capito, cara la mia signora Geltruda. Andiamo, non si preoccupi. Ismaele, bevi gli urecce, Benca che arriva il fiore. Cosa? Io fiore? A me non interessare niente. Se loro contenti, fare voi restare. Io contenta, ya? Oh, neanche ti sei contento, sbagliato! Perché, cara la mia signora, lei deve sapere che la nostra è una grande famiglia matriarcale, unita nella buona e nella cattiva sorte. L'unica che c'entra la cocchia di cia è che la sura là. Che sarebbe? Una di passaggio! Una di passaggio! Brutta stria! E se fosse vera allora perché sei venuta a c'ha mamma? Fulvio, te che risponde a Minga? Hai imparato anche tu la lezione che quando una cosa non serve si butta via? Gina, comincia Minga con tutti gli italiani, Sì, bravo. Ecco, suo nome? Nina. Nina Castiglioni. Bene, Castiglioni. Anche lei, restare. Anche lei. Adesso, signori, tutti seduti e ascoltare me. Signora Castiglioni, prego, seduta, mio fianco. Loro in possesso di lettera del fu Pompeo Castiglioni? Sì, ma è una lettera falsa. Lettera autentichissima, forse scherzosa, scritta da qualcuno per rintracciare il biglietto vincente. Una specie di caccia al tesoro. Ma come la fa se avete tutti i rocchini? Semplice, biglietto era in mie mani e io incassato. Un biglietto all'erto zio Pompeo. Certo. No. La mia signora c'ha ragione. Quella l'Ismaele ma c'è la signora. Quel biglietto apparteneva alla nostra famiglia. Certo. Se non è come te io mio zio, Mica lavavi i calzetti, mi dà. Il biglietto era di nostra proprietà. E perché l'ha incassato lei? Appunto. Semplice, perché vincita lotteria servita per acquisto questa casa. Avere io documenti sottoporre voi. Facci vedere. Stia attenta, non vi frega, Cosa? Io fregare? Io no, italiana. Avere io rogito notarile, provare come proprietà questa casa, facente parte dei beni del marchese Salmoiraghi, loro affittante, viene ceduta con regolare contratto di compravendita ad... A chi? Ad altra persona che subentrerà nei diritti del proprietario cessante. E sta persona chi è che la salirà? Castiglioni. Cesarina del Fugio. Che capì? Castiglioni Cesarina. No. No, mia benca. Se lo zio Pompeo doveva
fastidio. Ma cos'è? Doveva perdonarci, invece non ci condanna. Doveva vendicarsi. Bravo. Ecco. D'accordo. Pace all'anima sua. Mario a ciappan per chi anche adesso. No. Ti vai la gonna, eh? Indormentato mi fai passare. Posto mia bene. Esatto. Posto mia bene. Oh! Ismaele! Qui c'è d'acqua! Che la serve la crepa! Ma non mi ha tempo adesso! Quella... Che la senta! Lei la duaria spiega qualcosa, perché fino adesso la proprio spiega una volta, eh! Dunque, come mai che è morto, e mica morto, e si divertisse le nostre spalle? Troppi! Ma è Pompeo Castiglioni! Prima comprava qua, per la lascia la Nina, al mer, e per telefona. Telefonato! Che già fatto gelare il sangue nelle vene, guarda, se che la volta lì a crepo no, a crepo un più, Ma come lei, i morti, i minga morti! Appunto. Ma la tromba che doveva suonare alla fine di tutti i giorni la comincia a suonare proprio dal Pompeo Castiglioni. Ma Pompeo Castiglioni, lei è un buon regolare o no? Già ce lo dica! Ce lo dica. Mario c'ha ragione, E la deve parlare! Abbiamo il diritto di sapere. Cosa dire io? Io sapere come voi, io avere disposizioni precise da osservare. Il signor Pompeo Castiglioni sapeva esattamente il prezzo di questa proprietà e a me incaricato eseguire sue direttive. Ma dove essere scomparita, signora Cesarina? Vai a chiamare lei. Lei deve ascoltare lettura testamento. Te capì, Mario? Adesso non volere sentire volare mosca. Ya? Leggo. Legga. Nomino mia esecutrice testamentaria la dottoressa Gertrude Klagenfurt AD eccetera eccetera. Questa casa dove sono nato e vissuto e spero di morire desidero diventi proprietà Castiglioni. Con la vincita alla lotteria ho acquistato questa casa che ora lascio alla mia cara Nina e a suo marito Luca, augurando loro di volersi sempre bene. Marito? Com'è marito? Che ti sei sposata? Ma perché non ci hai detto niente delle nozze? A Tavari non fai un bel regalo. Ipocrita! Ma cara la menina, ma perché ti metti una cosa? Ma te puoi dire confidare con me, no? Un giro, ma vabbè, ma tra donte sei che più sei intesa, te poteva dire, mannina. Ma allora che più? Né proprietà, né biglietti della lotteria? No, Pompeo, no. Salmo i raghi, canaia, ma come se può disere da un fie? Perché la sposana tua, che era minga nobile. A giugare sui sentimenti, che vergogna. E in fin della fera, semi nuda. Bravo Camillo. Senti, Nina, mi ha sotto più sedente, è vero di quel che ha fatto in fase. Sì, è vera, canaia se stanno potuti, e fa la casa a metà renda con, perché te vedo, dei danni, viene venuti dentanti per la sua manutenzione, e siamo i raghi, a mai contribuì, e quindi adesso è giusto che devo recuperare quel posto. Ti la si lava a Ma se te sapessi, Annina, quanti sacrifici, ma quanti privazioni per tirare grande, se te sapessi, e quanti danni che spendi. Dumo il signor la sa questi, Nina? Beh, parlerò con te Luca e se vederà. Vilano di una vilana? Tu questo perché ti sei per difendere, eh? Oh, silenzio, per favore! Io chiedere lettura a testamento mio cliente! Ma che ne cavò? Ma davanti, Prima di andare avanti la casa tira via un dubbio. Ma il mandato, lo zio gliel'ha dato da vivo? Yeah. È la storia della telefonata!
ha incaricato un qualcheduno prima di morire, sta per sapere? Lei ci tiene sulla punta dei cugini. Ce lo dica per cosa me. Dire io? Come voi io davanti a porta chiusa? Tutto al più? Questo solo mio pensiero. Il signor Pompeo Castiglioni potrebbe, prima di morire, essersi voluto divertire coi suoi amati familiari, progettando il tutto in compagnia di qualche suo, come dire, camarade, amico? Socio. Hai capito? Signori, prego, questa mia supposta! Cosa prendere? Cosa via bene? Oh no, scusate, errore. Volere dire supposizione. Oh, bella leva. Ma che la vera differenza! Adesso io a leggere ultima parte testamento, dove essere suddivisione dei milioni rimasti. Dalla somma della vincita, 200 milioni, defalcato l'importo dell'acquisto della casa, credo che a occhio e croce avanzeranno una decina di milioni. Lascio 2 milioni alla Berta. Che verrà accudito alla mia persona. Mi auguro le venga data la giusta liquidazione. 2 milioni al mio amico Bortolo. Silenzio! Che mi ha dato amicizia e vino, tanto sì. Vino alla faccia dei miei cari. E per pagare attivi! La somma che rimane, all'incirca 6 milioni, a Ismaele, Camillo, Mario e Fulvio, per tutto il bene che mi hanno voluto. Dimenticavo, se cercate il vestito verde, provate a guardare, qui sotto, l'Eusebia la Semper Dit, Pompeo quante crepe. Io non sapere leggere bene il vostro dialetto. Ciao Camillo, ti sei ragionier. L'Eusebia la diceva sempre. Pompeo, quante crepe te metti indosso e vestipi se con sciacca che mi capo. Felice di avervi rivisto, eccetera, eccetera. Bravo. Oltre al danno della casa anche la Berta. Milù e mezza testa. Pensati. A te che slungato tu il vincolo acqua, eh? 1,5 milioni mi sei costata, scema! Era che slungava il vino, ma l'acqua te che la passava e ti... Oh, ma tassi c'è ora! Sì, ma ormai era già bene che eri in bambino, capiva la cosa! Perché ginone, sì, in bambino! 1,5 milioni testa! Che schifo! In pugno al testamento! Bravo! È la prima volta che l'Ismaele non ti sfida giusto! È il nostro diritto, Caso! E la batassa la va a spruiata subito! A niente su la laucata! Adesso voce a male! Ma non è che il testamento è così che io credo voi persone civili! Voi non potete prendere me, Germania, per sedere! Un bicchiere d'acqua, per favore! Io leggere ultime righe. Come on. Post scriptum. Poco fa ho parlato con i signori Salmoiraghi, i quali, sinceramente pentiti di quello che hanno fatto al loro figlio, ma felici di averlo ritrovato e con lui una brava nuora, pretendono solamente il costo notarile del passaggio di proprietà di questa casa. Grazie quindi alla loro generosità, tutta la somma vinta viene da me lasciata. Chi è che ve l'ha lasciato? Caga in fine! Che la vaga avanti perché va per l'infarto! Klagenfur! Klagenfur! No, Klagenfur! Ah, le cose stesse! Viene da me lasciata, miei cari eredi! Adesso è Siul, no? Ma Mario, ma non avverti che... Ma cos'è che avverti fin dalla fine? Avverti che gain 50 milioni a testa in saccoggia, eh? Adesso capito, ma tu la verità capi ben a gozzo. Ognura, i Salmoiraghi han preteso duma i soldi della secessione della casa, capito?
Il Giuseppe Iuni, lo zio Pompeo, gliela sa ai suoi eredi, ai Neut, che sarebbe un pedale! Ah, capito! Oh, a te caro di tanto da chi mes, Pompeo, che ti arriverete in paradiso con tua banda, guarda! Oh, che bello! Nina, non te vedi? Acciappa la mia borsa. Adesso è tutta a posto. Torni a Camia. Ciao! Gina, andalo! Se che? Te vedi giù da basso in un fiorista. Ehi! A te che date un mazzo da fior enorme, eh? A chi? Da metti sulla tomba del zio Pompeo. Brava! Ma guarda, minga, spento! Mi raccomando! Dai, alla fine è una vergogna che nessuno abbia mia pensa prima da mettere il culo di Pompeo. State buoni, lasciatemi concludere lettura. La vincita viene da me lasciata ai miei eredi. Ai miei eredi, ossia i miei cari nipotini, figli di Nina e Luca, che possano un giorno ricordarsi del loro nonno Pompeo. Eh sì, parto gemellare. Lascio copia testamento. Auf Wiedersehen. Oh, l'abbiamo desedata, avvocato. No, bella Tusa, un'oretta alle a sera, dormi poco, me. Allora, ho avuto un'idea straordinaria ieri sera, vera? Avete seguito il mio consiglio che risolve tutto quanto. Siete andati al cimitero, dervi la casa e recuperare il biglietto? Sì? Bene! Sono proprio good day! Più se il problema è difficile, più se che provi gusto a risolvi! Che schifo il mio onorario! Che mica presa di pagare. E dopo si sa che pagare e morire anche sempre tempo. Sai dare il pedo mattina tra da noi galantuomini. Sebbia, ho pensato che i fiori in dall'altra via e allora ordina un monumento che un spettacolo. Milioni! Per me! A chi su Mario, a chi tutti gli articoli, a dai la Teresa che riusciva a recuperare dai suoi clienti. Investì che le riusciva a recuperare dai suoi clienti, alla di che recuperato quasi più, cioè, ma la alla passa lì
Ma di da io i ciacchi! Stai un po' carognato, ma mi sono proprio divertito. Il signor Pompeo Castiglioni è atteso all'850esimo piano del condominio Paradiso. Ceo, sentivo, sentire, egli subito. Adesso, con il tappo, a me spette. Su!